dottoressa, l'importanza dell'intesa di oggi? Beh, è un'intesa molto importante per due motivi. Il primo è perché per la prima volta noi lanciamo dalla Calabria, da questa sede, un nuovo progetto che è quello di aiutare gli immigrati ma anche i rifugiati a potersi reinserire nell'università o inserirsi di nuovo, oppure anche a valutare le loro competenze per vedere come si possono aiutare ad inserire in modo adeguato nel mondo del lavoro dove loro vanno. Quindi è il primo accordo su questo progetto che noi facciamo, e mi piace farlo dalla Calabria, da Catanzaro, perché non conoscevo questo centro di immigrati, ma mi ha colpito la maniera come è organizzato, e quindi sono sicura che qui riusciremo a lavorare bene, perché noi siamo sicuri, e questo è anche la nostra storia, ce lo dimostra, che solo mettendo insieme le culture, conoscendoci, cioè cambiando, conoscendo gli altri, possiamo veramente costruire insieme una vita migliore. Naturalmente nel rispetto delle differenze, la conoscenza ci aiuterà a rispettare appunto le differenze religiose, politiche, culturali, che oggi un mondo globalizzato e interconnesso irrimediabilmente mette insieme. Quindi dobbiamo formarci perché questo rispetto ci possa aiutare ad affrontare insieme una vita migliore. Questo è un obiettivo di questo progetto e spero veramente che ci riusciamo. Un ulteriore strumento per gli immigrati di queste città. Sì, in effetti è stato un incontro fortuito quello con Nicola Paravati. Noi abbiamo sempre fatto e facciamo comunque come area agenzia per stranieri. Cerchiamo di dare il meglio alla persona che viene da fuori. E questo è stato un bel incontro, perché comunque diamo la possibilità alle persone che vengono da fuori, che comunque vivono qui e non hanno la possibilità comunque di potersi laureare, di fare qualcosa che loro veramente vogliono nel loro cuore. Noi daremo questa possibilità. Io dico due parole, sono molto emozionata perché era una cosa che è caduta così dal cielo e sono felicissima. Dico solo una cosa, che ognuno di noi abbiamo nel nostro cuore un sogno nel cassetto. Noi speriamo di essere quella mano che apre quel cassetto e il sogno diventa realtà. Come si svolgerà il tutto nei dettagli? Nei dettagli noi abbiamo, allora il nostro polo sarà in via 20 settembre 57, dove c'è la segreteria. I ragazzi potranno venire a seguire le lezioni, anche se a livello telematico possono farlo anche da casa, però noi mettiamo a disposizione la nostra struttura. Poi per quanto riguarda invece gli esami, verranno fatti qui nella sede arcivescovile. Monsignore, in che prospettiva l'intesa di oggi? Ma è un ulteriore servizio che viene offerto alla cittadinanza di Catanzaro e non solo, con particolare riguardo verso gli immigrati che hanno una possibilità di poter elevare il loro grado sociale studiando, conseguendo una università senza spostarsi nel posto dove loro lavorano. Ed è, a mio avviso, una di quelle cose belle offrire a un soggetto di elevarsi culturalmente e di poter migliorare le proprie condizioni di vita culturalmente e socialmente. Quindi il mio applauso va sia all'Università Une Nettuno, che ha messo a disposizione la propria esperienza, la propria ricchezza culturale, la propria struttura, sia la signora Antonella col marito, che hanno già un'esperienza e un contatto coinvolgente verso gli immigrati. Si parte cioè da una struttura già ben collaudata, e i due momenti belli che la diocesi vive grazie a loro, prima di Natale e per San Vitaliano, mettendo insieme tutti gli immigrati, è una dimostrazione di armonia delle diverse culture che sanno stare insieme. Ecco, in quest'ottica Catanzaro offre un ulteriore segno di integrazione degli immigrati.